Siamo con la giornalista e scrittrice Angela Jantosca, che oggi a Caserta ha presentato il suo ultimo saggio, Bambini a metà. Come e perché nasce questo saggio? È nato in realtà mentre scrivevo il primo, perché occupandomi di donne mi sono imbattuta in questo protocollo del Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria, Liberi di scegliere, ed è nato da una domanda, perché la stampa, soprattutto locale, non ne parlava in termini positivi e parlava di deportazione. Da giornalista curiosa ho contattato il tribunale per chiedere lumi e ho parlato con il presidente e ho capito che non si trattava assolutamente di deportazione, ma di interventi ad hoc, quindi realizzati dopo un'attenta analisi di ogni caso e realizzati soprattutto su ragazzi che già a 14 anni erano finiti nelle maglie della giustizia. Quindi si tratta di un allontanamento dalle famiglie di origini, ma che riguarda ragazzi che già hanno compiuto atti delinquenziali. Basti pensare che questo provvedimento fino adesso è stato attuato su una trentina di ragazzi, che rispetto al numero copioso di 'ndranghetisti e di ragazzi che vivono in famiglie di 'ndrangheta, ovviamente è un numero ridicolo. Sappiamo purtroppo che in Italia le organizzazioni criminali non mancano. Perché ha deciso di concentrarsi soprattutto sulla criminalità organizzata calabrese? Perché è la mafia più silenziosa, sento proprio la necessità di provare a dare un po' di voce a quella realtà. Ci sono molti scrittori che si sono dedicati al tema e bisogna continuare a farlo. Donne e bambini credo che siano quella parte debole ma anche forte sulla quale investire, quindi dare speranza alle donne di 'ndrangheta e far capire che collaborare conviene, che c'è uno Stato pronto ad accoglierle e investire sui bambini provando a scardinarli, fargli vedere che c'è una realtà diversa rispetto a quella nella quale sono costretti a vivere. Lei parla dei figli dell''ndrangheta come di bambini a metà. Qual è la metà che manca a questi ragazzi? Il sorriso, l'amore, la libertà, la spensieratezza, la non violenza. I bambini che nascono in famiglie di 'ndrangheta, ma io penso anche ai figli della droga, ai figli della violenza, anche quei bambini che vengono lasciati tutto il giorno con il cellulare o davanti al computer, anche quelli sono bambini a metà. Vengono trattati dagli psicologi come dei tossicodipendenti, quindi diciamo la modalità di intervento è la stessa. Sono tutti quei bambini che non hanno sogni e forse non sono liberi di sognare. Sono anche quei bambini che ti dicono, quando gli domandi che cos'è la bellezza, e loro ti dicono la PlayStation. Anche quello forse è un bambino a metà.